È calato il sipario sulla Serie A con gli ultimi verdetti, stagione davvero triste se non fallimentare per le nostre squadre toscane. Ottavo posto per la Fiorentina, addirittura retrocesso l'Empoli che aveva durante l'anno accumulato ben 11 di vantaggio sulla terz'ultima. Parleremo chiaramente soprattutto della formazione di Martuscello che oggi è rientrata dalla trasferta siciliana e è stata anche contestata, vediamo subito in questo servizio di Sara Meini. La retrocessione inaspettata dell'Empoli in Serie B mette tutti sotto accusa, presidente, dirigenti, giocatori e soprattutto l'allenatore Martuscello. Ma scusate, ma secondo voi noi si vuole retrocedere? Ma no, 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 un dubbiettino c'è venuto. Ciò che ha dato più fastidio ai tifosi azzurri, da sempre corretti, è il fatto che il tecnico e i calciatori abbiano dato parte delle colpe alle presunte pressioni della piazza. Poi è arrivato il momento di punzecchiare i protagonisti. Ragazzi, avete fatto delle partite vergognose! Vergognose! Ammutoliti i senatori della squadra Maccarone e Croce, gli unici a metterci la faccia e ad affrontare gli ultra tornati da Palermo arrabbiatissimi, ma la richiesta più sentita è per il tecnico Martuscello. I tifosi pretendono le scuse e lui risponde così. Dunque contestato Martuscello, ma non solo, tutta la squadra azzurra. Empoli che veniva da due salvezze consecutive, la prima firmata Maurizio Sarri, poi quella firmata da Giampaolo. Ci credevano in molti, soprattutto dopo gli exploit con Fiorentina e Milan. Entrambe vittorie in trasferta, 6 punti pesantissimi. Non si aspettavano certo la reazione e il girone di ritorno del Crotone, la squadra che forse ha fatto più punti di tutti, addirittura più della Juventus, che poi si è laureata campione d'Italia. Ieri la sconfitta con il Palermo, adesso vi proponiamo anche questa intervista con il collega David Biuzzi del Tirreno che ha seguito per tutto l'anno la cavalcata degli azzurri. Vediamo. David, è una retrocessione che fa male. Sì, molto male, brucia. Allora, l'Empoli in Serie A può retrocedere nella logica delle cose. È duro accettarlo in questo modo e in un campionato di questo tipo. Sarebbe bastato il minimo sindacale per salvarsi e per farlo forse anche con serenità. L'Empoli è riuscito a buttare via tutte le occasioni che ha avuto per farlo e alla fine è retrocesso. Come si spiega un girone di ritorno così grigio, triste? Come si spiega il girone d'andata? Perché poi credo che nel girone di ritorno abbia fatto addirittura un punto in più che in quello dell'andata. È stata una squadra mediocre per tutto l'anno, ha vissuto sulle disgrazie altrui per molto tempo, ha avuto due grandi fiammate, la vittoria di Firenze, la vittoria di San Siro col Milan. Ma quando c'è stato bisogno di essere una squadra vera, di giocatori, di uomini, è mancata, è sempre mancata, tanto è vero che ha perso 4 delle ultime 5 partite contro avversari neanche particolarmente indemoniati. Non è la prima volta che retrocede, come si riparte? L'ultima volta le retrocesse tra gli applausi, stavolta tra i fischi e la contestazione, perché, ripeto, c'è modo e modo di retrocedere. Credo che quest'anno per ripartire ci sia una sola strada, la rifondazione, la rivoluzione. L'Empoli deve cambiare, cambiare il più possibile, perché prima di creare una squadra c'è da creare un clima, un feeling con l'ambiente che è andato perso in questa agonia lunga 9 mesi e quindi ci sarà bisogno di tante facce nuove e di tanto entusiasmo. Si può pensare a un Empoli senza Fabrizio Corsi? Assolutamente no, intanto perché già lui è stato il primo ieri sera direttamente a parlare di ripartenza,
poi perché non credo che l'Empoli possa fare gola a cinesi, americani o a uno sceicco. È una piccola realtà, ha un presidente empolese, ha un presidente che ha fatto 12 anni di Serie A, in una realtà come questa qualcosa vuol dire. Certo, anche lui sbaglia, quest'anno ha sbagliato lui, ha sbagliato la società, hanno sbagliato i giocatori e l'allenatore, però credo che non si possa non ripartire da Fabrizio Corsi.